Ciao bambini, come state? Tutto bene? Volevo ringraziarvi innanzitutto perché ho ricevuto da parte vostra i bellissimi disegni che avete fatto e il lavoretto riguardante la primavera in pasta. Siete stati veramente molto 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 bravi. Oggi andiamo avanti e vi propongo un altro piccolo tutorial di un lavoretto molto semplice da fare per che cosa? Per la Pasqua, perché ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Che cosa dovremo fare? Innanzitutto il materiale che dobbiamo utilizzare sarà composto da bicchieri di plastica, bianchi o di plastica o di carta, come ce li avete voi, un altro bicchiere con dell'acqua dentro, perché io ho usato gli acquarelli. Voi potete usare acquarelli oppure tempera, quello che avete in casa va benissimo tutto. E che cosa dovremo fare? Dovremo preparare due belle campanelle. Io naturalmente mi sono già portata avanti come sempre in modo che vi faccio vedere il lavoretto finale. Eccolo qua, sono due belle campane, io le ho fatte verdi, voi potete farle benissimo del colore che volete. E ci ho aggiunto dei bellissimi fiori che ho trovato nel mio giardino. Per iniziare allora che cosa dovremo fare? Prendere dei bicchieri vuoti e cominciare a pitturarli, dipingerli bene bene bene. Potete, io ho usato il verde, voi potete usare naturalmente il colore che vi piace di più, eh? Quindi una volta, guardate, lo colorate bene, naturalmente una mano non basta, perché con la plastica purtroppo il colore non prende tanto. Voi ne farete almeno due mani, ok? In modo che il colore sia bello, che il bicchiere sia bello colorato, e li mettiamo ad asciugare. Una volta che il bicchiere è asciutto, che cosa dovremo fare? Dovremo fare un piccolo foro qua nel fondo del bicchiere e farci passare un bellissimo nastrino, quello di qualsiasi colore, il colore che avete in casa, in modo tale che le campanelle stiano bene attaccate tra di loro. Una volta legate bene le due campanelle, potete fare quello che volete. Io ho aggiunto dei fiori che ho trovato nel mio giardino in modo da rappresentare bene la primavera, perché sapete che la primavera i prati sono pieni di fiori, sono ricchi di fiori e anche gli alberi, e io ne ho approfittato e ho fatto due belle campanelle con i fiori del mio giardino. Voi potete benissimo utilizzare la colla e incollarci sopra quello che volete voi, fiori, foglie, farfalle, animaletti, come vi piace di più a voi. E una volta asciutto e legato, il risultato eccolo qua. Lo vedete? Due belle campanelle da poter regalare alla mamma o al papà e lasciare sopra il tavolo, nella vostra cameretta, come preferite voi, ok? Io spero di essere stata chiara e semplice. È un lavoretto bello, facile. Aspetto vostre notizie, vostri disegni e a risentirci alla prossima. Un bacio grande grande. Ciao bimbi. Ciao ciao.